Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Alessandro Di Medio. Carità. È difficile parlare della carità, cioè dell'amore, distinguendolo dalla misericordia, perché in effetti sono sinonimi, o meglio, la misericordia è la forma attuata, compiuta della carità. San Giovanni, nella sua prima lettera, ci dice che Dio è amore. Ma come ci ama Dio? Perché ha mandato suo Figlio tra noi? Risponde sempre San Giovanni, ma stavolta nel Vangelo a lui attribuito. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. La misura della carità di Dio per il mondo è il dono smisurato del Verbo divino fatto uomo, messo in mano ai peccatori affinché questi, per mezzo di lui, potessero salvarsi. La carità divina, cioè la sua misericordia, lo ha spinto a darci tutto per riaverci, scrive San Paolo nella lettera ai Romani. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a Lui? Con il Figlio Dio ci ha dato tutto perché in Lui sono tutte le cose e ci invita a seguirlo nella vocazione affascinante di dare tutto a quelli che, come noi, hanno bisogno di tutto: cibo, bevanda, vestiti, alloggio, compagnia, tempo, sepoltura, ma anche consiglio, istruzione, rimprovero e dunque lealtà, consolazione, perdono, pazienza e naturalmente preghiera. Tutti abbiamo bisogno di queste cose, tutti siamo chiamati a darle a tutti. Questa equazione tra la misericordia e la carità in Dio ci aiuta forse a capire il senso profondamente teologico delle opere di misericordia, che sono per l'appunto opere di carità. Lungi dall'essere riducibili ad azioni di intervento sociale, filantropico, le opere di misericordia vogliono esprimere tra gli uomini quella traduzione pratica, quotidiana, dell'agire di Dio per noi. Amatevi come io vi ho amati.